Buonasera cari amici di TV6, bentrovati per l'edizione delle 19 del nostro telegiornale che apriamo con la pagina politica perché dopo la vittoria del centrodestra alla provincia di Pescara e le dimissioni di Giuliano Diodati da assessore comunale di Pescara, il consigliere regionale Donato Di Matteo lancia le sue liste civiche attaccando il Partito Democratico ma esprimendo un giudizio positivo sulla eventuale candidatura di Giovanni Legnini alla presidenza. In apertura Paolo Renzetti. Critiche al Partito Democratico ma anche apprezzamento per un'eventuale candidatura di Giovanni Legnini a candidato presidente per il centro-sinistra Di Matteo, una posizione su due binari. Ma un binario per un uomo che secondo me oramai ha una intelettualità istituzionale di grande prestigio, che è una persona competente, che è in grado di avere le giuste relazioni per far ripartire la nostra regione. Però c'è il problema di quale sarà la coalizione che lo sosterrà, e sono tutti leali in questa coalizione per sostenerli. Questi sono i due problemi, perché l'errore più grave che può essere fatto è che lui fosse oggetto di un agguato che lo fanno perdere e poi facciamo fare una brutta figura. Secondo me è la persona più prestigiosa che abbiamo. Questo è un Partito Democratico di cui io non faccio parte più da diverso tempo, da alcuni anni, è un Partito Democratico pieno di lotte intestine, non io che combatto contro qualcun altro, come si vuole dire, ma è pieno di lotte intestine, gente che hanno ambizioni personali, che pur di colpire altri fanno tutto quello che è possibile fare in maniera anche cattiva. Io penso che non ci siano le condizioni giuste di serenità se loro non mettono in campo un atto di umiltà e di autocritica. Ci sono già le liste civiche pronte per le prossime elezioni, le vostre liste civiche con tante personalità importanti, amministratori ma anche persone della società civile, ma c'è il rischio che qualcuno paventa che Di Matteo possa correre al fianco del centrodestra alle prossime elezioni? Ma noi se non c'è una coalizione ampia, leale, con una strategia, un programma condiviso, con a capo una figura di prestigio come quella di Giovanni Legnini, noi siamo svincolati da questioni partitiche, perché noi siamo un movimento civico che guarda la gente, vuole fare la politica per la gente e vuole rendere partecipe la gente della politica. Per cui noi saremo svincolati e sceglieremo i programmi e gli accordi possibili che vanno nella direzione di fare quello che noi pensiamo. Ma Di Matteo non ha mai pensato a candidarsi presidente della regione dopo tutto quello che è accaduto negli ultimi mesi? No, per una questione di peso sarei lì, questo andava bene per Enti diciamo di altro tipo, in regione ci vuole uno snello come D'Alfonso. E restiamo in tema perché dopo la sconfitta alle provinciali il Partito Democratico di Teramo si frantuma tra autosospensioni, abbandoni dei vertici e di molti amministratori, dito puntato sui traditori che avrebbero fatto mancare voti certi al candidato di centrosinistra alla presidenza della provincia Giuseppe D'Alonso, ma sentiamo Tania Bonnici Castelli. Decisione shock nel Partito Democratico di Teramo dopo la recente sconfitta in provincia. Autosospensioni e minacce di abbandonare per sempre il PD da parte di autorevoli vertici provinciali e di tanti amministratori del territorio. Giuseppe D'Alonso, candidato alla presidenza della provincia per il centro-sinistra, è il primo ad autosospendersi. Quella compattezza sbandierata dal PD e che sulla carta lo avrebbe dovuto far vincere si è invece sgretolata a causa del fuoco amico. Dito puntato sui probabili traditori, Tommaso Ginoble che avrebbe fatto mancare i voti di Roseto e il segretario provinciale Gabriele Minosse. Certo, il momento della delusione e dello sconforto è già passato, adesso c'è l'idea di un nuovo programma, un nuovo progetto, una nuova linea che all'interno, come dicevo prima, della cornice del centro-sinistra, perché noi non perdiamo la bussola, però c'è da dire che bisogna essere attenti e soprattutto chi ha la gestione dei futuri appuntamenti deve avere un pragmatismo intelligente per fare
fare in modo che anche noi, e quando dico noi dico un'associazione che a breve presenteremo sul territorio, convergiamo in quella direzione, altrimenti siamo pronti a fare altre scelte. Momento delicato dunque per il Partito Democratico di Teramo, anche in vista delle prossime elezioni regionali. Il capogruppo PD alla Regione, Sandro Mariani, sposa anche lui la strada dell'autosospensione e immagina, perché no, un possibile nuovo percorso civico alla tornata elettorale di febbraio prossimo. Quello che oggi è accaduto è che un gruppo di persone innanzitutto hanno cominciato a fare un distinguo all'interno del partito, perché non è più possibile andare avanti in questa maniera, dove il fuoco amico ogni volta va in onda e pregiudica i risultati, anche quelli più certi, diciamo. Poi in politica non c'è mai nulla di certo, però diciamo che l'ultima volta è abbastanza eclatante quello che è accaduto in provincia, da una parte. Dall'altra parte sono persone che hanno idee diverse all'interno di questo gruppo, persone che naturalmente hanno deciso di fare gesti, di intraprendere gesti più concreti, più eclatanti, come quello di autosospendersi, altre persone che invece vogliono semplicemente distinguersi, altre ancora, come il sottoscritto, che hanno annunciato che se così, se si prosegue così in questa maniera, senza prendere decisione, senza essere chiari, facendo assomigliare il partito a un autobus che uno sale e scende a proprio piacimento, penso anche di abbandonare il partito. Lei ha intenzione di presentarsi in una lista civica alle regionali? Qualcuno dovrebbe anche spiegarmi bene se si corre con i simboli di partito, perché sento dichiarazioni di ogni tipo. Poi una volta che arrivano queste risposte valuteremo e vedremo. E il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, all'attacco dopo l'ennesimo affronto di una parte del centrodestra, questa volta sulla questione della vendita della farmacia comunale. Il primo cittadino parla di traditori, ma va avanti, non escludendo tuttavia un atto forte come quello delle dimissioni. Ancora Paolo Renzetti. Sindaco, cosa succede nella giunta di Primio? Si parla di scricchioli, di possibili dimissioni, di giunta che potrebbe anche cadere da un momento all'altro. Cosa c'è di vero? No, che cada la giunta è difficile. Che io possa dimettermi se tirano troppo la corda è molto facile. Non ho mai accettato i ricatti, non ho mai accettato che la politica fosse lo strumento per servire qualcuno. Noi facciamo amministrazione perché vogliamo portare benefici ai cittadini, vogliamo che la nostra città sia una città che possa trarre il massimo dal nostro spirito di servizio e dalla nostra attività. Per dire in altre parole, i tradimenti non ci appartengono. Chi oggi tradisce il voto che i cittadini di centrodestra ha dato loro votando con il centrosinistra, credo dovrebbe farsi un esame di coscienza. Chi dice di volersi candidare alle regionali con il centrodestra non può votare con il centrosinistra. E soprattutto c'è un altro discorso, che è quello della serietà e della responsabilità. Oggi non votando quella delibera, ieri non votando quella delibera, hanno dimostrato quelle persone di essere fortemente irresponsabili, di non voler bene alla città, di volere il male di questa città. Perché non incassare 1.300.000 euro per il comune vuol dire tagliare 1.300.000 euro dal bilancio, che a fine anno vuol dire togliere i servizi sociali, togliere i servizi alla scuola, togliere i servizi ai cittadini, vuol dire in qualche modo distruggere tutto quello per il quale noi abbiamo lavorato in questi anni. E c'è anche il rischio che possa andare peggio, perché se non riuscissimo a fare questa operazione ovviamente il problema diventerà un problema di bilancio e di sostenibilità del bilancio. Poi c'è il futuro, che è quello in cui io credo e cui voglio continuare a combattere, il che vuol dire che non chiudo le porte in faccia a nessuno. Non accetto ovviamente i ricatti, ma non chiudo porte in faccia a nessuno. Se sul programma di fine mandato che stavamo predisponendo e del quale adesso fa parte anche la vendita della farmacia troveremo l'accordo, allora si va avanti, altrimenti non c'è problema. Io l'ho ricevuto nel mio studio avvocato, altri non so che cosa potrebbero fare al mattino se non dovessimo andare in consiglio comunale. Però anche prima della questione relativa alla vendita della farmacia comunale la sua giunta aveva perso qualche pezzo. Ci sono dei traditori, voglio dire, ci sono dei traditori, quei consiglieri eletti con Forza Italia e qualcun altro in qualche altro partito che siccome non hanno avuto l'incarico da assessore, hanno deciso di stare dall'altra parte. Questa è la verità, inutile girarci intorno. Ci sono soggetti come Rispoli, Troiano ed altri che votano con il centro-sinistra. Voleva fare l'assessore Rispoli, non gliel'abbiamo fatto fare perché non lo poteva fare, e adesso, dopo 3 anni di silenzio assordante, scopriamo che vota col centro-sinistra.
Cambiamo argomento. Al Ministero del Lavoro è stata prorogata la cassa integrazione per i 1.648 lavoratori della Pilkington Italia S.P.A. nei due stabilimenti di San Salvo e Settimo. Lo fa sapere con una nota il Ministero del Lavoro, spiegando che l'azienda ha presentato un piano di riorganizzazione aziendale che consente la proroga degli ammortizzatori sociali. Il Ministero del Lavoro, si legge nella nota, continua nell'azione di salvaguardia dell'occupazione portata avanti dal ministro Luigi Di Maio. E aumenti salariali in Sevel, riconversione della Honeywell da parte dei cinesi, della Emark, e vertenza Ball sul tavolo dell'assemblea FIM-CISL che si è svolta a Fossa Cesia con l'intervento del segretario nazionale Ferdinando Uiliano. Sentiamo il servizio. Consiglio generale FIM-CISL Abruzzo e Molise che si è riunito a Fossa Cesia con la relazione del segretario nazionale Ferdinando Uiliano. Tanti lavoratori e sindacalisti che non hanno mancato l'appuntamento su temi importanti in vista del rinnovo integrativo del contratto FCA. La scadenza è per il 31 dicembre, dunque i tempi stringono per trovare soluzioni gradite a migliaia di dipendenti Fiat Chrysler. Le vertenze Honeywell e Ball, altri argomenti centrali all'ordine del giorno. Sul rinnovo, le proposte da portare sul tavolo FCA verranno votate nelle prossime settimane dai rappresentanti sindacali di tutti gli stabilimenti FCA per poi iniziare il negoziato coi vertici. Il nuovo contratto prevede migliori aspetti normativi sull'orario, maggiorazioni, turnistica, welfare e sanità integrativa. Centrale anche la questione salariale. Questione salariale che deve spendersi dentro anche un meccanismo di paga base. Il vecchio premio ha dato ottimi risultati perché si stima intorno ai 5.700 euro l'erogazione salariale data negli ultimi 4 anni, ora è il tempo di dare un incremento anche stabile nella busta paga, quindi abbiamo presentato una richiesta che per noi è una crescita del 10% della paga base nell'arco dei 4 anni, con un impatto importante sulla paga base. Sulla Honeywell si lavora sulla cinese Emark, che propone di riassorbire la maggior parte delle maestranze. Sulla Ball la questione non è ancora arrivata ai tavoli nazionali. Per quanto riguarda Honeywell, noi stiamo attendendo da parte della multinazionale l'assegnazione a Emark, perché noi stiamo sollecitando di andare in quella direzione per dare una risposta occupazionale forte in tempi stretti e soprattutto per le aree dirette. Per questa era la proposta che aveva un impatto importante sia in termini occupazionali sia in termini di tempo. Quindi a giorni ci aspettiamo una risposta positiva da parte della multinazionale, quindi in questi giorni solleciteremo anche il governo ad andare in quella direzione. Per Ball l'avvertenza attualmente è in fase territoriale, viene seguita dai territoriali, noi stiamo monitorandolo a livello nazionale perché anche per questa avvertenza per noi è importante trovare una soluzione positiva per i lavoratori. È veramente inconcepibile la proposta, inaccettabile la proposta fatta dalla multinazionale americana che prevede tra le altre cose la chiusura dello stabilimento in terra abruzzese per trasferire produzione momentaneamente in Serbia. Il presidente vicario della regione Abruzzo, Giovanni Lolli, lancia la mobilitazione contro il paventato temporaneo spostamento del terminal bus dalla stazione Tiburtina di Roma a quella della Nagnena, invitando i sindaci abruzzesi, organizzazioni economiche e sociali e rappresentanti dei viaggiatori pendolari alla conferenza stampa. Questa conferenza, concordata con la Regione Lazio lunedì 12 novembre alle 11 a Roma, si svolgerà negli spazi del terminal bus Tiburtina per sottolineare il no dell'intera comunità regionale alla delibera della giunta capitolina del 16 ottobre. Lolli ha ribadito il valore strategico del collegamento su gomma tra Roma e l'Abruzzo, fondamentale, ha detto, nella quotidianità dei rapporti tra Abruzzo e Lazio e nelle prospettive del sistema di infrastrutture per economia, turismo, servizi a favore di cittadini e imprese. La scelta della giunta capitolina di spostare il capolinea dei bus determinerebbe, sempre secondo Lolli, un danno alle migliaia di pendolari abruzzesi e di tutti coloro che da altre destinazioni raggiungono Roma.
E ora la cronaca, perché c'è la prima risposta dei carabinieri dell'Aquila per contrastare la grande ondata di furti in città. Sono state fermate 4 persone, controllati tantissimi veicoli. Fondamentale la collaborazione dei cittadini con le loro segnalazioni. Sentiamo Daniela Rosone. Prima fondamentale risposta dei carabinieri dell'Aquila contro l'ondata di furti che ha interessato il territorio aquilano negli ultimi tempi. Tra ieri e i giorni scorsi sono state fermate infatti 4 persone ritenute coinvolte nei furti in abitazione che ci sono stati di recente. Fondamentale in questo caso il contributo dei cittadini che hanno segnalato numerose volte gli episodi ai carabinieri dell'Aquila. 2 cittadini rumeni intanto sono stati denunciati per possesso ingiustificato di grimaldelli e riciclaggio ed altri 2 pregiudicati sono stati arrestati per i furti in abitazione. Nella serata di ieri i carabinieri hanno denunciato 2 cittadini rumeni. Come spiegano dal comando, l'operazione di servizio, frutto della quotidiana attività preventiva di controllo del territorio, ha permesso di individuare, bloccare e identificare 2 soggetti di 21 e 17 anni, mentre a bordo di un furgone bianco si aggiravano con fare sospetto nei pressi di alcune abitazioni della periferia cittadina. Nel momento del controllo i militari hanno perquisito il mezzo, riuscendo a rinvenire, erano occultati all'interno del cassone, chiavi e grimaldelli utili per lo scasso. I successivi accertamamenti hanno permesso di verificare che 2 uomini, per ostacolare un possibile controllo e anche l'identificazione del veicolo, avevano provveduto a cambiare pure la targa del furgone, apponendone una di nazionalità bulgara, a posto di quella italiana, originariamente appartenente al mezzo. Questa condotta ha fatto sì che ci fosse dunque il reato di riciclaggio. I controlli e le verifiche effettuate negli ultimi 2 giorni inoltre hanno permesso di arrestare ad Ovindoli 2 pregiudicati per reati contro il patrimonio, un marocchino e un italiano domiciliati nella zona di Avezzano, ritenuti responsabili di numerosi furti in abitazione. Hanno identificato anche nell'arco notturno oltre 500 persone e 360 veicoli che sono transitati lungo le strade del capoluogo e le principali arterie stradali della provincia, fondamentali direttrice di collegamento con le regioni limitrofe. L'attività di controllo del territorio, dicono dal Comando Provinciale dei Carabinieri, proseguirà anche nei prossimi giorni. Molto importanti sono state le segnalazioni da parte dei cittadini al 112. Sarà interpellata anche la Corte dei Conti sulla vicenda dello spostamento del mercato del sabato dal centro al nord di Avezzano. L'opposizione contesta la decisione della giunta del sindaco De Angelis, il quale però continua a difendere una scelta, spiega, che garantirà grandi potenzialità agli ambulanti. Il servizio è di Ludovica Pelliccioni. Ad Avezzano non si placano le polemiche sullo spostamento dello storico mercato del sabato dal centro al nord della città. Tutta l'opposizione ieri ha tenuto una conferenza stampa in cui invita la giunta del sindaco Gabriele De Angelis a cambiare la delibera da dove sarebbe scomparsa la temporaneità dello spostamento. Sotto la lente di ingrandimento, oltre alla questione sicurezza, alla base della decisione dell'amministrazione comunale, anche le spese che lo spostamento ha comportato. Abbiamo presentato proprio una mozione per far rimanere il mercato storico nella città di Avezzano, che doveva rimanere qui al centro città. Questa è stata veramente una cosa strana, non chiara, ecco perché chiaramente, sicuramente chiederemo agli organi competenti di fare verifiche e di verificare, perché c'è qualcosa che non va. Si è stato come si usa in tutte le città e dai tempi dei tempi normalmente era in centro città. La scelta abbastanza arrogante, visto che era contro la volontà degli ambulanti e contro anche la volontà di tanti cittadini, è stata presa in maniera unilaterale dall'amministrazione De Angelis. Agli esponenti dell'opposizione risponde il primo cittadino, che ricorda come la decisione sia scaturita da questioni tecniche legate alla normativa vigente. De Angelis si dice solidale con gli ambulanti che hanno fatto un mese di sciopero contro lo spostamento e spiega che il nuovo mercato ha delle enormi potenzialità. Però per questioni anche di dimensione di questo mercato non siamo riusciti a trovare una zona vicina alla parte centrale e l'amministrazione aveva il dovere di proporre comunque un'alternativa per farli lavorare, e quindi abbiamo proposto quell'area che rispetta tutte quante le caratteristiche per poter far diventare quel mercato ancora più attrattivo di quello che era prima. Ci sono più di 14.000 residenti, c'è una logica del circuito, là sopra ci sono tanti parcheggi e soprattutto tante persone che vengono da fuori ci hanno fatto capire che gradiscono questa nuova location in quanto è più facilmente raggiungibile.
La chiesa di San Pietro a Coppito, uno dei quarti fondatori della città dell'Aquila, verrà restituita ai cittadini nella prossima primavera. Un sapiente lavoro di restauro l'ha resa ancora più bella con delle scoperte di affreschi meravigliosi. Sentiamo Germana D'Orazio. Architetto, che interventi sono stati fatti per il ripristino di questa chiesa? Interventi sono stati diversi. Chiaramente la chiesa è stata fortemente danneggiata dal sisma del 6 aprile 2009, in particolare è collassata gran parte della torre campanaria, e le cui pietre addirittura sono cadute nell'edificio a fianco, sfondando i solai, più la sagrestia, più chiaramente la copertura della chiesa qui di San Pietro. E poi c'è stato anche il collasso della parte destra della facciata in alto, che è scesa, è venuta giù a terra, ed è stato necessario, purtroppo lì i conci in pietra si sono danneggiati, per cui è stato necessario ripristinarla sempre con pietra locale. Gli interventi sono stati volti chiaramente di tipo conservativo, restauro e anche di miglioramento sismico, in particolare per quanto riguarda la facciata, che è stata ancorata con alcune catene, alcuni tiranti nella parte della retrofacciata, ricostruito ovviamente la parte collassata. Un grosso lavoro è stato fatto anche per quanto riguarda la torre campanaria, che era andata praticamente in rotazione e provocando appunto il collasso, e poi il ribaltamento della facciata laterale qui sinistra, che ha reso necessario l'inserimento, oltre ad una serie di tirantature, anche la realizzazione di due strutture a sostegno esterne che in qualche modo proteggessero dal ribaltamento questa facciata. Per quanto riguarda gli elementi decorativi, che interventi sono stati fatti e che cosa è emerso dai lavori? Il terremoto dell'Aquila, oltre a darci lutti, tragedie e non pochi problemi psicologici, diciamo, in cambio ci ha dato la possibilità di rivedere, di conoscere situazioni a noi prima sconosciute. Una in particolare qui sulla mia sinistra è una lunetta con dei lacerti di affresco, e una in particolare sulla zona del transetto c'è proprio una deposizione intera, oltretutto molto ben conservata, che risultava murata ed è uscita fuori proprio grazie ai lavori di restauro. È una chiesa importantissima perché è una delle chiese capoquarto, anzi questa molto probabilmente sarà la prima in assoluto ad essere restituita alla città e ai cittadini. Le altre si trovano, insomma, come dire, un po' più indietro, però insomma siamo fiduciosi che anche nel prossimo futuro si riescano a recuperare anche le altre chiese che, insomma, fanno parte del nostro ricco patrimonio storico, artistico e architettonico. In che data è prevista la riapertura della chiesa? A me non piacerebbe parlare di date, perché ogni volta che do una data poi puntualmente viene disattesa. Grosso modo, quasi sicuramente primavera del prossimo anno. E ora c'è la pagina sportiva. Ancora in gol dopo la rete decisiva contro il Foggia, il difensore centrale del Pescara, Andrew Gravillon, è uno degli uomini fondamentali dello scacchiere tattico di Giuseppe Pillon. Il giocatore scuola Inter è già sui taccuini di grandi club, ma lui non ci pensa e rivolge lo sguardo alla sfida di domenica sera contro il Palermo allo stadio Barbera. Sentiamo ancora Paolo Renzetti. Gravillon, grande partita anche per Gravillon questa sera, giocatore che sta facendo un grandissimo campionato e che è già finito sul taccuino di direttori sportivi di squadre di Serie A. Abbiamo fatto una grandissima partita, siamo stati sul pezzo dal primo fino all'ultimo, bisogna continuare così perché veramente siamo veramente in alto e domenica c'è un'altra partita importante, uno scontro diretto importante e bisogna far bene. Sei finito sul taccuino, ti dicevo, di diversi direttori sportivi di squadre di Serie A. No, sinceramente mi fa piacere che sono finito nel taccuino di diverse squadre, però ti dico la verità, quest'anno penso più a una partita dopo l'altra e penso a far bene, poi vabbè, mi fa piacere di niente.
Parliamo un attimo di questa partita che si è chiusa non bene ma benissimo, ma che si era complicata, che vi eravate un po' complicati da soli con il gol del 2-1 subito sul finale di primo tempo, poi il 2-2 di Tabanelli, poi questa doppia espulsione in casa Lecce, ma nonostante l'11 contro 9 avete sofferto, avete avuto problemi a superare la difesa del Lecce, come mai? Sì, sono stati bravissimi in difesa anche i nostri giocatori in campo, però noi non abbiamo mollato niente, abbiamo continuato fino alla fine e è entrato benissimo Nando, ci ha fatto 2 gol, ci ha fatto vincere la partita, quindi siamo tutti contenti e dobbiamo continuare a far così fino alla fine. Una grande serata anche per merito di questi tifosi che vi hanno trascinato alla vittoria, vi hanno incitato dal primo al 90esimo, vi hanno chiamato sotto la curva dopo il triplice fischio finale di Paolo, pubblico che state riconquistando pian piano. Sì, io sono molto contento perché questo è il mio primo anno a Pescara, è veramente una curva eccezionale, cioè pienissima, oggi non ci credevo, sono molto contento di come stanno comportando con noi e noi ripaghiamo il prezzo vincendo le partite e facendo bene sul campo. Io sono cresciuto col lavoro, cioè, mi sono detto se quest'anno provo a fare il mio possibile, ogni partita dopo partita provo a far bene e ci penso solo una dopo l'altra, cioè, non penso a fare qualsiasi cosa di più, penso più a vincere una partita, poi un'altra e poi un'altra e così mi aiuta a far meglio. Una partita dopo l'altra, domenica giocherete a Palermo, la sfida più importante di questa prima parte di campionato, prima contro seconda. Sì, domenica è veramente una grande partita, dobbiamo veramente essere concentrati e essere come oggi fino alla fine. Intanto, sempre fronte Pescara, rinnovo di contratto per il centrocampista José Machin, che come si vede nella foto postata su Facebook dal suo agente Donato Di Campli, ha promulgato il rapporto di contratto con la società biancazzurra fino al 2022, dopo essere stato riscattato dalla Roma. Per il numero 10, grandi prestazioni da quando ha spostato il progetto del Delfino e per questo il Pescara vuole blindarlo per proteggersi dall'eventuale arrivo di compagni di categoria superiore che gli stanno già facendo la corte. Il Teramo domenica pomeriggio affronterà l'Albino Leffe senza Lewandowski tra i pali e Di Renzo in attacco. Al loro posto giocheranno Pacini e uno tra Piccioni, che è il favorito, e Barbuti. Il centrocampista Lorenzo De Grazia vuole subito archiviare la trasferta di Fermo e pensare solo ai bergamaschi. Vediamo il servizio. Lorenzo, quali sono le sensazioni dopo una sconfitta arrivata alla fine solo per 2 tiri in porta subiti, quindi un po' particolare, però loro sono stati bravi a chiudersi, a ripartire e voi non siete stati altrettanto bravi a segnare? Beh, sicuramente, come hai detto tu, non abbiamo subito molto da parte loro, se non nulla, però sappiamo che era una partita difficile, d'altronde loro si sono primi in classifica, qualcosa devono pure avere. Sapevamo che in quella partita erano importantissimi gli episodi e loro sono stati bravi e fortunati a trovare il primo gol in una palla inattiva, in un cross messo in aria e poi abbiamo subito gol. Però a parte quello non mi sembra ci sono stati i nostri grossi errori, quindi la partita era quella lì. Però abbiamo molta rabbia perché sicuramente potevamo sicuramente far meglio. Secondo te un po' nello spogliatoio qualcuno sarà, esagero adesso col termine, montato la testa dopo le 4 vittorie tra campionato e Coppa Italia? No, penso, siamo tutti bravi ragazzi, umili e in allenamento diamo sempre il massimo e sicuramente nessuno si è montato la testa e dopo 4 vittorie non siamo sicuramente fenomeni, non siamo nemmeno scarsi adesso che ne abbiamo persa una. Quindi dobbiamo continuare a lavorare in settimana per raggiungere gli obiettivi partita dopo partita. Già la domenica è una gara sicuramente che dovremmo vincere perché è una gara importante. E sicuramente l'abbiamo visto anche in campo, che non erano superiori a noi, assolutamente. Però la partita era quella, un campo brutto, stretto. Loro sono stati bravi solo a cogliere quell'episodio lì e l'hanno potuto solo aprire in quel modo. Termina qui questa edizione del nostro telegiornale. Ci rivediamo come sempre alle 23 con il TG della notte. Buona serata a tutti.